Ragazzi, scusate tutta l'intro perché è veramente importantissima. Già da subito dovete mettere un bel mi piace, dobbiamo arrivare a 200 mi piace per questo video, perché penso sia il video dove sclero di più in tutto il mio canale. Ma soprattutto perché è un video dove veramente mi sono divertito un sacco a editarlo. In questo video sono presenti bestemmie censurate, però se questo video si fa 300 mi piace, già dal prossimo non le censurerò. Ultima cosa, sono quasi a 1000 follower su Instagram, quindi per chi ancora non mi segue, in descrizione c'è il link del mio Instagram, quindi andatemi a seguire, mi raccomando, e vi lascio al video. Ciao a tutti ragazzi, qui Evo e bentornati sul mio canale, signori. Quest'oggi siamo qui in questo nuovissimo video, raga. Dopo aver fatto un sondaggio su Instagram e su Telegram, sono qui quest'oggi nel portarvi questo magnifico gioco. Aspetta, aspetta. Tu che stai guardando il video, so che non è Call of Duty, so che non è Call of Duty e so che vorresti vedere dei trickshot. Sto portando FIFA perché vorrei ampliare un attimo i miei video, non fare sempre solo Call of Duty, ma non è questo il punto. Sto portando FIFA per chi mi segue su Instagram e Telegram lo sa. Ho spaccato, da quando è uscito il gioco, pochissimo tempo, un televisore e il controller. Vi faccio vedere il mio controller perché sembra quasi che dico cazzate. Cioè, guardate, la levetta è tutta spaccata. Ho dovuto attaccarla con l'attack. Tendo a incazzarmi anche più di Call of Duty e più di Rainbow. Quindi, per questo video, ragazzi, io vi chiedo 200 mi piace. Molto probabilmente partiranno bestemmie, anche se ho sempre detto nelle stream: ragazzi, non bestemmo nei video, eccetera, perché mi dà fastidio. Però FIFA è un caso a parte. Quindi le bestemmie saranno censurate. Ma se questo video arriva a 300 mi piace, prossimi li metterò senza censure, perché so che vi piace che io smadono sui giochi, perché questo è un gioco del cazzo, obiettivamente parlando. Ci andiamo a fare, ragazzi, qualche partita su Foot, sulle stagioni online, visto che non sto andando molto bene. Guardate lo storico, 25-24, non perché faccio schifo, ma perché questo gioco è ingiusto, ragazzi, è ingiusto. Infatti ho fatto un pareggio e 2 sconfitte, però adesso ho cambiato squadra, spero giri meglio. Ragazzi, mi raccomando, arriviamo a questi 200 mi piace, fatemi sto favore, perché ragazzi, FIFA lo vorrei portare veramente con tutto il cuore, penso sia uno dei giochi che vorrei portare di più oltre a COD. E se arriviamo a 300, ricordate, senza censure. Birra Real, già il nome mi fa paura. Vediamo che squadra c'ha questo qua, ti prego dimmi una normale. C'ha un'ibrida italiana barra Barclays con Bonucci. Quello non so chi cazzo è, forse Gulam, boh. E il Sharawif, cazzo. Abbiamo capito che pure sta partita qua si romperà un altro controller. Intanto vi volevo dire che mi piacerebbe veramente un sacco farci anche qualche stream su FIFA. Non la carriera quella che fa Zano, eccetera, eccetera, perché obiettivamente parlando non l'ho mai fatta. Cioè non sono capace, non saprei come muovermi. Però magari fare qualcosa online sarebbe veramente figo. Intanto Eder, mettila. Fanculo. Filippi Anderson. Rete a casa e portiamo subito col primo gol. Raga, Filippi Anderson è veramente forte, forte as fuck. Però sapete tutti che o si porta 3 per a casa oppure FIFA ti fa perdere. Perché è così, ragazzi. Io sto facendo lo Squad Battles che sto provando per la prima volta e riesco a perdere contro i bot. Contro i bot. Man mano che vai avanti negli anni, in teoria dovrebbero migliorare il gioco. Già l'hanno rallentato un sacco per renderlo più realistico. Però non hanno fatto solo questo. Praticamente i portieri li hanno resi inutili. Strutman! 2-0! 2-0! Buonissimo. Hanno reso i portieri mongoloidi. Ho visto qualche video di qualche youtuber un pochino più grande e dicono tutti che bisogna spendere un bel po' per i difensori, perché almeno compensano il portiere che fa cagare. Io adesso come difesa ce l'ho abbastanza. Ma può fare un gol del genere Gundogan? Ma veramente? Minchia, oh, un tiro ha fatto questo. Un tiro, un gol. Ma voi credetemi sulla parola. Questo ogni tiro che farà sarà gol. Perché è così sto gioco del cazzo. Comunque c'ho una difesa abbastanza buggata, quindi non mi posso lamentare, non ho speso neanche tanto. Ho fatto un po' di compravendita inizialmente per farmi quei 2 crediti, visto che partendo con una squadra del cazzo non è che si può fare molto. Un attaccante abbastanza buggato, secondo me è Quagliarella. Però dopo un po' che vai avanti, cioè almeno per le prime divisioni. Poi quando vai avanti, ti conviene cambiarlo. Infatti ho preso Eder che ha delle statistiche abbastanza buone. Oh, il Sharawi! Che cazzo ho detto? Che cazzo ho detto? 2 tiri in porta, 2 gol. Cioè, buttati domani, Reina, buttati domani. Per tutti quelli che vogliono Rainbow, ragazzi, finché non cambio il controller, non posso giocare effettivamente a Rainbow. Perché questo controller qua posso usarlo solo per FIFA. La molla che c'è qua dentro, che praticamente ti fa correre, è rotta, l'ho attaccata con l'atta. Mentre per quanto riguarda COD, settimana prossima sicuramente uscirà l'FFA Bills, perché è una vita che ve li prometto. Vediamo se riesco a portare qualcos'altro con gli altri. Dai, quello è fallo! Oh! Vai, vai Eder, da solo, vai il pallonetto! No! Fine primo tempo, abbastanza competitiva come partita. Stessi tiri in porta, stessi gol, a parte che il possesso palla sto dominando. È abbastanza sudata. È veramente fastidioso giocare con questo controller qua, Dio santo.
Vai, porca valero! Dai, ma questi, oh, veramente, il muro di Berlino. No, ragazzi, torna di indietro, torna di indietro. Che poi non so per quale motivo, la mia difesa ogni volta è sempre troppo avanti. Lascia dei buchi anomali, veramente. Non anomali, anormali. Bravo, Nani. Bravo! Vai! Gol della merda! Fallo. Ah, no, fuori gioco. Stranamente sono abbastanza calmo. Pensavo di trovarmi qualcuno che mi facesse bestemmiare un po' di più. No! Oh, ma perché non mi sto zitto? Oh! Ma cazzo! Ma com'è possibile, figa? C'ho quattro persone in difesa, ok? Dovrebbero essere uno qua, uno qua, uno qua e uno qua. Perché uno era in attacco, uno era in panchina e uno in difesa? Poi io che non mi faccio mai i cazzi miei, io dico sempre qua, là, su, alla fine becco gol. Vai Eder, vai Eder, vai Eder! Caputtano, devo fare a giro. Dovete ammettere, però, che comunque me la sto cavando abbastanza bene. Questo qua c'ha una squadra qui contro cavoli, eh. C'ha una bella ibrida. D'Albert, c'hai 91 di velocità, figlio mio. Ma porco di... Ma come ha... Cioè, ma veramente un tiro, un gol sto facendo? Ma io non posso giocare con queste persone. Quando FIFA ti vuole fare perdere, ti fa perdere. Non c'è niente da fare. Vi ricordo che siamo partiti 2-0. 2-0 e mo siamo 4-2. E puntualmente ha fatto 4 tiri in porta, 4 gol. Ma corri, Felipe Anderson, corri. Corri. Fai il pallonetto. A casa, dai. Dai ragazzi, dai, vi prego, dobbiamo segnare subito, sperando non faccia belino a questo. Vai, porca valero! Vai! No! Dai, qui doveva entrare quel pallone, doveva entrare quel pallone. No! Era bellissima, una nazione bellissima. Vai! Madonna, ma capite perché non si può giocare con certa gente? Dai, questo non è un errore mio, questo è proprio i miei giocatori che sono stronzi. Siccome non voglio fare solo una partita per farvi vedere che comunque voglio vincere e devo vincere, ne facciamo un'altra. La squadra prendevo sei. Vediamo che squadra c'ha questo. Diciamo che potevo trovarne una più forte. Ragazzi, per favore, impegniamoci gentilmente. Non filiamo passaggi né altre cagate, perché vorrei vincere questa partita. Vorrei fare bella figura, visto che quella di prima l'ho persa immeritatamente. Lo vedete già dai primi 10 minuti di gioco come andrà la partita. Già subito con i calci d'angolo. Io non lo so. Dai, buttagliela fuori, per favore. Bravissimo. Direi che ci mettiamo difensiva. Mettiamo un attimo di pressing, così vediamo un attimo del contropiede. Vai, Nani, portatela avanti. Scatta che sei veloce. Ma dai, no, one Fran che mi riprende in velocità, non ci vedrò mai nella vita. No. Ma che gol. Fuori gioco. È fuori gioco, oddio. Cioè, ma avete visto che cosa gli è passato a Reina? Poteva benissimo prenderla, gli è passato sotto le braccia. I portieri sono dei cappellari quest'anno. O ti compri Buffon, Handanovic, tutta quella gente che comunque se la cavicchia. Se no, fanno delle cappellate. I terzini ogni volta sono troppo alti. Mi partono in fascia, mi partono sempre in contropiede, mi partono sempre veramente in tutto. Guarda, guarda, da solo, è da solo, ed è già la seconda volta che non prende il pallone, però dai, raga, ma... Figa, che palle, oddio, che gol del cavolo, che gol del cavolo mi ha fatto, non potete dire che era un bel gol. Vai, bravo, bravo, cavaliero, mettila in mezzo, ma sei proprio un cornuto, Sau. Dai, fai il tuo solito schema di te che la prendi nel culo. Sto zitto, sto zitto. Guarda, guarda, si è buttato dopo. Oh! Porca madonna. Primo tempo andato, primo tempo andato. Speriamo nel secondo. Però se faccio un recupero veramente questo mi deve peccare le palle in un modo assurdo. Muto, muto. Dai cazzo. Chi è che ha segnato? Bravo Eder, ok, bravissimo, bravissimo. Eder, raga, è forte, è forte. C'ha delle buone statistiche, sia sulla carta che in campo. È veramente forte. Trutman non può andare sempre da solo, poverino. Poverino, quello è fallo, dai. Eder, madonna, cosa ha parato Eder. Mamma mia, che mostro. Il 2-2 al 79esimo, signori. Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Fa ridere Eder di testa, comunque. No, non ti permettere neanche. Madonna mia, ho perso il cuore per un momento. Facciamo sto 3-2, ti prego. Vai Eder, ti prego, mister tripletta. Eder, 3-2, se la portano a casa. Bravissimo, mamma mia, che giocatore, che giocatore. Dai raga, questo qua si è incazzato probabilmente, quindi sto facendo abbastanza cappellate. Poi Felipe Anderson di velocità. No, non mi invitate per Rainbow Six, per favore. Manuel.
Gioco Mario 4-2. Minchia che rimonta, raga. Da 2-0 a 4-2. Muto, tu che stai guardando, no, non tu che stai guardando video, tu che stai giocando contro di me, muto. E finisce 4-3, sudatissima. Si porta il pallone a casa ed è Mister Tripletta. Comunque signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Se volete altri video del genere, arriviamo a 200 mi piace. Magari ci faccio anche qualche stream su FIFA, visto che mi piacerebbe veramente un sacco. Magari facciamo qualcosa tutti insieme, tipo la carriera, e mi aiutate, perché non sono veramente capace. Ci vediamo al prossimo video, ciao belli.